Una tragica vicenda si è verificata nella contea di York, negli Stati Uniti, quando una bambina di 11 mesi e un cane sono stati lasciati all'interno di un'auto, esposta al sole cocente per 6 ore, causando la loro morte. Kristen Graham, una babysitter di 40 anni residente a Seaford, Virginia, è stata arrestata martedì con pesanti accuse a seguito dell'incidente. Lo sceriffo Ron Montgomery ha reso noto che le prove finora raccolte indicano che Graham ha abbandonato la piccola e il cane all'interno dell'auto con i finestrini abbassati per diverse ore in una giornata caratterizzata da temperature estremamente elevate. Montgomery ha rivelato che Kristen Graham era entrata in casa per riposare solo dopo essere stata svegliata da una chiamata telefonica intorno alle 14:30, ha scoperto la tragica situazione con la bambina e il cane già deceduti. Nel dettaglio, la babysitter aveva lasciato l'auto con entrambi all'interno alle 8:30. Alle 14:30, dopo essere uscita per un incontro con un'amica e successivamente rientrata a casa. Montgomery ha spiegato che al suo ritorno Graham ha abbassato il finestrino dell'auto e spento il veicolo, lasciando la bambina e il cane al suo interno. Ancora non è chiaro il motivo del suo comportamento.